via dall'hangar, pezzi di merda! Oh, cazzo, non abbiamo appena fatto ridipingere! Perché dipingere un hangar? È un hangar! C'è chi ama prendersi cura delle cose di cui va orgoglioso! Sei spietato! Lo sai che ho avuto dei problemi con mio padre? Ah, sono andati! Gli Edeniti! Ah, è finita! Vai da tua figlia! Era un granchietto, non era la piccola! Ah, che crudeltà! È il momento di mettere fine a quell'incubo! Ora sì che sanno chi comanda. Ragazzi, che viaggione! Sono al rancio di quel figlio di puttana di John Seed. È tutto strano, però. Quei fumi ti sbiellano gli scompartimenti del cervello e se la prendono con le tue emozioni. Intendi emozioni tipo vorrei vederlo morire lentamente? Penso proprio che potrei ucciderlo 100 volte senza mai stufarmi! Merda! Che bella sensazione! Wow! La mia arma è cambiata! Non era così anche il videogioco di Sharky? Nuova arma ogni 5 uccisioni o roba simile? Non mi lamento, che se ne vada a fanculo!
figlio di puttana! Ah, ma che... Ce ne sono altri! Ci sono altri John Seed! Occhio! Occhio a quello che desideri, socio! Mi preoccupi, Nicholas. Ah, cazzo, è troppo bello! Hai dei problemi da affrontare. Marceremo nella luce del padre e ci consegneremo all'Eden! Di questo, John Seed! Mi preoccupi, Nicholas! Strapperò la mano e la prenderò al muro! Sei in un mondo di dolore, caro mio! Puoi smetterla di cazzeggiare? La vera esperienza è avere un durello perché uccidi sempre lo stesso tizio. Sai cos'è un'esperienza anche? Il campeggio. Fatevi sotto! Ok, ok, tu fatti pure i tuoi viaggi. Io rimango qua nel mondo reale a proteggerti dai veri pericoli. Ehi! È rimasto qualcuno? Ecco, bravi! Ora che hai fatto le pulizie nella realtà virtuale, ti senti meglio? Sì, e come? Bene, bravo! Ora torna qui!
Qualcuno si è svegliato di cattivo umore? Nixon, il più grande stuntman dell'universo conosciuto, viene scaraventato nello spazio profondo. Sopravvive ai rigori del viaggio spaziale grazie a una sovrumana forza di volontà e a un corpo trasformato da anni di ferite, alcolismo e abuso di sostanze. 299 giorni dopo, superando di un giorno il più veloce dei razzi, Clutch penetra l'atmosfera terrestre con una tale potenza che i satelliti radio della Terra registrano l'impatto. Gli scienziati della NASA hanno definito l'evento il vero Big Bang, un evento mai messo in discussione e mai più replicato. Terraformer. Gli arachnidi interferiscono con le prestazioni del terminale. Distruggili. Spara ai nidi! I cosi luminosi, presto! Dobbiamo distruggerli o non riusciremo ad alimentare il terminale. Tutti questi nidi mi fa venire una domanda che mi dimentico sempre di fare. Ehi, Anne, quanto durano le uova dopo la scadenza, eh? Non comprendo la tua domanda, Harry. Concentrati sulla missione. Sì, comunque, Sairi avrebbe saputo la risposta, tanto per dire.
capacità terminale minime. Ricarica in corso. E dai, schifosi granchi di merda! Dobbiamo respingerli! Occhio, pipistrelli spaziali! Terminale ricaricato. Il terraformer può essere alimentato. Decide! Ci vediamo alla festa, faccia di granchio! È stato fantastico! Terraformer ripristinato. Percepisco un casino di sex appeal e una buona dose di gelosia. Deve esserci in zona un pezzo del mio corpo. Il tuo piede sinistro! Grazie, mi serve per sculettare. Prossimi al centro di ricerca Arachnide. Attenzione, il centro è stato invaso. Rilevo una forte presenza Arachnide e molti nidi. Ma i granchi spaziali sono un po' presi male da tutti i tuoi esperimenti, Anne. Deve esserci una regina. Diamoci da fare. Distruggi quegli schifosi nidi!
sismica fuori dalla norma. Merda secca, ce ne sono tre! Sei fuori? Non possiamo combatterne tre per volta! Fa troppa paura! Più che allacciarsi la patta da sbronzi! Manovra evasiva, fratello! Qui ci vuole un lavoro di squadra!
Chiudiamo la partita! Ho pensato che fossimo finiti! Centro di ricerca Aracnide ripristinato. È stato troppo figo, come quando sono arrivato primo alla fiera delle scienze della scuola. Sei arrivato primo alla fiera delle scienze? Con cosa? Mai sentito parlare dell'inchiostro invisibile, testa di cazzo? Ma l'hanno fatto migliaia di volte, come hai fatto a vincere così? Eravamo in due e l'altro non si è presentato. Senti, il primo posto è sempre il primo posto.
sento nelle mutande, amico. Vuol dire che siamo vicini a una parte del mio corpo. Cosa cazzo è questo? Codice marrone! Mi hanno colpito! E mi sono fatto la pupù addosso! Serve per le cene eleganti. Ai, ai, ai. In onore del 1976esimo compleanno di Gesù Cristo, Clutch Nixon, uno stuntman con la divina abilità di vivere passato, presente e futuro contemporaneamente, diffonde lo spirito delle feste nell'unico modo che conosce, sprofondandosi come alcolici marziani fatti in casa e viaggiando a 24... al centro di ricerca. Per Limolium. Chiamalo come vuoi, per me rimane sburro spaziale. Nicholas, dimentichi qualcosa? Devi alimentare il terminale. Attenzione. Sicurezza laser online. Wow, storie di spade laser. Attento!
Devi raggiungere il primo piano, bello, alla vecchia maniera, ossia scalando. Ehi, stai all'occhio! Qua dentro c'è più sburro spaziale che nel mio calzino preferito. Il laboratorio di conversione dello sburro spaziale, tipo! Guarda tutta quella robaccia! Anna ha preso tutte le misure per tenere questa roba sotto chiave. Te l'ho detto, questa roba è oro! La fanno i granchi spaziali, come le api col miele. L'unica differenza è che questa roba è tipo lo sburro. Hai mai pensato che è per questo che sono così incazzati? Nick, Oh, Nick, stai forse dicendo che i granchi spaziali non puntano all'annientamento interplanetario, ma che vogliono solo ribellarsi contro N solo perché ha preso ciò che è loro di diritto? Ti sembra tanto assurdo? Non è assurdo, è solo stupido. Tieniteli per te i tuoi pensieri, ok? E poi mi fai fare brutta figura con N. Sì, va bene, no problem. Centro di ricerca per Limolium ripristinato. Sistemi operativi al 75%. Rilevo un aumento di stabilità, più funzioni e un'impennata operativa. Ma non basta. Dovete darmi di più. Gli arachnidi sono un passo avanti rispetto a noi. Preparano già l'invasione. Siamo a corto di tempo. Senti, te lo devo dire onestamente. Non capisco che senso abbia tutta questa storia. Non serve che tu capisca. Basta che tu faccia quello che ti dico. Caspita! Beh, quando ha ragione, ha ragione. N è parecchio più evoluta, fratello. Lei, insomma, sa cose a pacchi. Ascolta, non ti stressare e fammi una cortesia. E smettila di farmi fare brutta figura. Robot con navigazione autonoma attivo. I robot ora sono in grado di aggirarsi per il pianeta. Sono programmati per difendervi. Vai così, i rinforzi fanno sempre comodo.